Giada? Giada? Ma che sta facendo Giada? Giada! Ma... forse è meglio che accendo le luci. Oh, adesso sì che si ragiona, che ci sono le luci accese. L'albero, che bello! Giada? Ma neanche con le luci accese si sveglia. Giada, è Lord Titano che ti parla. Lord Electrion! Giada! E svegliati! Che c'è? Stiamo dormendo! Adesso la colpa è mia che ti ho svegliata! Certo! Ma come certo? Giada, siamo in puntata! Siamo in puntata? È già ora? È già ora, sì! Mi spieghi cosa ci fai? Allora, uno, non sei in un campeggio. Due, cosa ci fai dentro al sacco a pelo? Lo so che non sono in un campeggio, questo non è un sacco a pelo. È il pisolone, è così morbido, è così bello. Il pisolone dei gormiti? Sì! Il pisolone dei gormiti. La faccia di Lord Kelly! Sì, non togliermi il cuscino! Perché tu stai dormendo nel pisolone? Ma perché non c'è della tua taglia? Tu sei troppo grande, non ci sei. Come non c'è della mia taglia? Questo è chiaramente della mia taglia, Giada. No, non è vero. Vuoi vedere che ci entro? Non ci riuscirei mai. Vieni qua, guarda, faccio vedere. Io devo dimostrare tutto a Giada. Voglio proprio vedere adesso. Guarda. Il pisolone! Ecco qui, guarda. Vediamo un po'. Un attimo, ci vuole il tempo che ci vuole. Ecco. No, vedi? Hai tutte le gambe fuori. Non è vero. Non ci stai. Sono tu. Non romperlo. Non romperlo. Non lo sto rompendo. No, Johnny, esci. No. Lo rompi. Guarda. Dai, dobbiamo dare il benvenuto ai nostri amici. Benvenuti. Esci fuori. No, come sappiamo fare noi. Benvenuti alla puntata di Natale del Gormiti Show. Giada, allora spiegami perché stavi dormendo dentro il pisolone dei gormiti. Perché oggi c'è la puntata di Natale, io non potevo assolutamente perderla. E quindi? E poi magari arrivavo in ritardo, allora ho preferito dormire lì. Poi sai, così comodo. Ho capito, però anch'io volevo esserci. Ma non ci stavi, era solo per uno. Sì, quindi... effettivamente non ci stavo. Fidati che è super comodo. Giada, mai visto l'albero di Natale? Sì, che bello, hai visto? È grandissimo, come quello dell'anno scorso. Ed è sempre super gormitico. Ma guarda quanti giochi! Ce ne sono tantissimi. Sì, sicuramente sono tutti miei. Cosa? Non è vero. Sì. Babbo Natale li ha portati anche a me. No. È venuto un pochino prima. No, perché tu quest'anno non hai fatto la brava e quindi Babbo Natale li ha portati sopra. Non è vero. C'è pure il flipper. Quello è tuo, però il resto è mio. Ah, il resto mio. È tuo. Sì. Ma Giada, ma a proposito di giochi e di giocattoli, dove siamo stati qualche settimana fa? Siamo stati alla fiera G come giocare, ci siamo divertiti un sacco e vi abbiamo incontrato. Esatto, vi facciamo vedere cosa combinato, no scherzo, cosa abbiamo combinato durante quella giornata. Guardate un po' i video. Ragazzi, sono alla fiera G come giocare, ho perso Johnny. Questa fiera è gigantesca. Guardate un po' dov'è. Cosa stai facendo? Giada, non mi disturbare. Sto mangiando lo zucchero, ok? Questo... Ma mangiare, pensi, dobbiamo fare il video? Ah, per i nostri amici, perché siamo alla fiera G come giocare. È vero, è vero, ragazzi, siamo alla fiera G come giocare. Ragazzi, è enorme, è bellissima. È stupendo, noi ci siamo già stati l'anno scorso, quest'anno ci siamo ancora. E adesso stiamo cercando il nostro stand. Esatto, cerchiamo lo stand dei gormiti. Ecco, ci abbiamo trovato il nostro posticino. Guardate un po' che bello. Fai vedere tutto. Qua c'è l'area giochi, si disegna. Tra poco ci buttiamo anche. Ma fai vedere lì. Guardate. Aspetta, vediamo se si vede. Amici, abbiamo appena finito la sfilata. È stata bellissima, abbiamo sfilato su questo super tappeto. Certo che la prima sfilata, questa è la seconda sfilata. È vero, la seconda sfilata non si scorda mai, vero? È vero, perché l'anno scorso l'abbiamo fatta. Esatto. È stato bellissimo. Però non abbiamo avuto tanto tempo di farvela vedere. Magari dopo riusciamo. Sì. Vediamo se riusciamo a fare un video. Però Giada, quanto è bello incontrare i bambini che ci seguono da casa. Vedere proprio il loro affetto, il loro amore nei nostri confronti. La parte più bella di questa fiera è questo, che finalmente riusciamo a incontrarvi. Sì, perché poi noi regaliamo qualcosa ai piccini che ci seguono. Cosa stai facendo? È imbucata la lettera Babbo Natale! Ma se stiamo facendo il video sparisci sempre! Ma c'era Babbo Natale, non potevo non mettergli la letterina, dai! Babbo Natale a mangiare ora, è pranzo? Non è Hai finito vero, il pranzo? È là, l'ho visto! Vabbè, l'hai messa la letterina Babbo Natale? Sì, l'ho messa, speriamo. Cosa hai richiesto? Non posso dirtelo, non immagini. Immaginate tutti quanti. L'hai visto l'albero di Natale? Che bello che è! Stiamo nel backstage, guardate un po'. Che dici, se sfilo così? Ma perché ti Tra sei poco messa... c'è la prossima parata. La parata, ho capito, ma perché ti sei messa la coroncina? Per sfilare con la corona, no? Ma no! Così? Bello! Ma non saluti così! La regina dei gormiti! Ma che regina dei gormiti? Ma tu eri il re? Ma io non sono mai stato il re. Sì, aveva stato... la corona lui l'altra volta, perché sono il campione mondiale e dei gormiti. E io faccio la regina dei gormiti. Facciamo una cosa, secondo me stai meglio con questo, posso?
Una corona, no, corona. Una corona molto più bella. Oh. E sono le 4. E c'è la seconda parata. Seconda parata. Canyon. Guardate quanto è bello Lord Canyon. Allora, fate una domanda: perché c'è Lord Canyon e non Lord Titano? Perché Lord Titano era impegnato. No, perché è il migliore Lord Canyon. Non è vero. Noi facciamo la sfilata. Ci vediamo. Ragazzi, abbiamo appena finito l'intervista con Effi. È stato bellissimo. No, tu non sei Effi, tu sei Johnny. Così detto. Che abbiamo appena finito l'intervista con Effi. È giusto, abbiamo appena finito l'intervista con Happy ed eravamo qui, però Happy era qui. Sì, che bello. Ed è finita. Ed è veramente finita, abbiamo fatto l'ultima parata. Certo che è un giorno proprio speciale. Sì, vola sempre. Vola sempre, ci siamo divertiti tantissimo. Super felici di avervi visto. Esatto, di avervi incontrato, un sacco di bambini, un sacco di foto. Ci avete fatto tantissime domande. Grazie, noi non sappiamo. È stato magico. Esatto, non sappiamo davvero mai come ringraziarvi, se non così. Grazie mille. Grazie. Wow, Giada, rivedere queste immagini mi mette ancora un sacco di emozioni. Sì, è stata una giornata gormitica che ricorderò sempre. Eh sì, anche noi poi l'anno scorso ci siamo già state, quest'anno siamo state. Sì, ancora. Però ogni volta è come se fosse la prima. È vero. E poi abbiamo anche incontrato un nuovo amico. Si chiama Happy l'unicorno. Ci ha intervistato e ci ha fatto un sacco di domande. E poi con lui abbiamo fatto la baby dance con tutti i bambini. A proposito di baby abbiamo dance, avuto la stessa idea? Sì, dato che tutti i bambini si sono divertiti tantissimo, sì. Mandateci anche voi la vostra baby dance con un bel video proprio a questo indirizzo e noi la pubblicheremo nel nostro Gormiti Show. Esatto, basta seguire le istruzioni, mi raccomando, è facilissimo. Giada, ma a furia di vedere tutti questi giocattoli e tutti i giocattoli alla Fiera G come giocare, mi è venuta voglia di... mangiare? No, Giada, ti piace sempre mangiare, pensavo. Ma scusami, ma se ti ho detto che a furia di vedere tutti questi giocattoli qui e in fiera mi è venuta voglia di giocare. Giusto, vero, non ci avevo pensato. Ma sai che mi è venuta tantissima voglia anche allora, a me di giocare. Dobbiamo giocare. Ora è arrivato il momento di raccontare le storie che ci avete mandato. Sì, però non ve le racconteremo come le avete scritte, ma le mettiamo in scena. Esatto, e vogliamo ricordarvi di mandare le vostre storie a gormitishow.gormiti.com. Esatto, seguite le istruzioni che è molto, 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 molto semplice. Esatto. Allora, adesso ci è arrivata la storia di Kevin di 5 anni e... Iniziamo. Perché è una sorta di film, vero? Sì, è abbastanza complicato. Allora... La storia inizia così. Pronta? Prontissima. Vai. Io adoro le inaugurazioni. Anche io. Che bello che Oki ci ha invitato in questa super giornata di festa, perché la torre è diventata mecca. Ma è bellissima, guardate. Guarda chi c'è, Karak. Ciao, Karak. Ciao. Chiamiamo Oki. Oki. Oki, dai. Aprici. Staranno cucinando, vero? Senti il tuo odorino. Oki! Ma mi sa che non c'è nessuno. Karak, aspetta. Prova a chiedere a lui. Karak, sono qua. Sì? Karak, stai dormendo? No, non sto dormendo. Ma per caso hai visto Oki e Trek? Ragazzi, Trek aveva detto che veniva qua, vero? Eh sì, ho detto 2 ore fa che era qui. Ho capito, ma non c'è nessuno. Non c'è... Karak, tu per caso l'hai visto? No, ragazzi, io in verità aspettavo anch'io Oki e Trek. Karak, è successo qualcosa? È sicuramente successo qualcosa. Senti un po'? Andiamo a vedere. Ecco! Lasciala andare! Non la lascerò mai andare. Oki, adesso con me la porterò ad Arcor direttamente da Lord Voidus e la faremo a pezzettini. Non provarci! Io sono troppo debole per invocare il mio Lord. Mi servono i miei amici! No! Non servono i tuoi amici, sei un perdente, Trek. Non dire così! Sì! Eccoci! Eccoci qua! Abbiamo sentito Oki in pericolo! Oh, arriviamo ad aiutarti! Gred, non hai scampo, lascia andare Oki! Ora noi invocheremo il Lord! No, ragazzi, lasciatemi stare! Non è giusto, siete troppi! Questo non è uno spirito... Ok, non voglio neanche combattere contro come di te. Come vuoi combattere? No, perché lo so che sei troppo forte, ma io ritornerò molto presto. Ma se n'è andato così. Oki, stai bene? Oki, sì, eravamo... Voleva rapirmi, eravamo molto paura. Eravamo molto preoccupati per te, Oki. Tutto a posto, davvero? Sei sicura? Sì, adesso per fortuna siamo tutti insieme. Allora, torniamo a fare festa alla torre. Sali su, vieni.
Andiamo! Andiamo tutti! Eccoci alla torre! Siete riusciti a tornare! Ecco! Eccola, salva! Eh sì, cara, che l'abbiamo salvata dalle grinfie di Gred. Ma adesso è sana e salva e possiamo finalmente fare festa e mangiare! Sì! Sì! Ma, ragazzi, ci sono gli slogbu? Sempre il solito! Wow, Giada, ma guarda la torre Mecha! Che bella che è! Sì, ma è sempre più bella! È sempre più verde! Che poi? Allora... Spostiamo un attimo i nostri personaggi! Esatto! Guardiamola bene, bene, bene! Allora, abbiamo qui i lanciamissili. Sì. Ho già sparato uno. Vai con Gred, che se lo merita è dopo bellissimo. Quello che ha fatto. L'ho beccato. Poi, apriamo la torre. Wow! Ci sono anche le scale, vedi, per salire sì, a piano di sopra. C'è anche l'omino per allenarsi. Poi abbiamo la trappola per intrappolare. Gred, questa volta l'hai fatta grossa. Poi c'è la porta d'ingresso. E Giada, c'è anche il fumo, guarda. No, ma che bello! Hai visto? Sì, è bellissimo! Wow, è da quel tocco di magico e misterioso. Sì, davvero. E guarda un pochino cosa c'è qui. Le luci! Basta che si gira e si può scegliere se farla lampeggiare o accendere e basta. Wow, è proprio verde, verde, verde Mecha! Sì, ma è bellissimo. Io adoro questa torre. Forse è ancora più bella di quell'altra, non lo so. Ci devo pensare. Sì, ma anche secondo me forse. E guarda qua. Qua, guarda, io metto le palline, per esempio, riprendo Gred, che oggi mi sta super antipatico. Sì, dopo quello che ha fatto. Guardate un po', gli lancio le palline addosso in testa. No, poverino, come poverino? Dopo che abbiamo lanciato i missili, anche quello. Allora, sì, lo so che è cattivo. Come però, poverino? Sì, lo so che è cattivo. Ma non vedi cosa ha combinato? Sì, ma le volte è simpatico. A volte, guarda. No! Non è che è beccato in testa, in teoria lo do becco. Oh, così impari. Così impari. Sì, è svenuto. Così impari. Allora Giada, questa torre è magnifica, io direi, prima di fare la magia e passare ad altro, inventiamo un po' una storia di te, va bene? Sì, va bene, allora... Tu fai la magia intanto, io metto i personaggi. Sì, che abbiamo tante cose anche da raccontare. Vai. Johnny, ora è arrivato il momento di fare il laboratorio di Natale. È come l'anno scorso. Esatto. Vai. Invece quest'anno usiamo sempre i nostri gormiti. Ovvio. Soltanto che facciamo un bel fiocchettino con i nastrini, attacchiamo la mollettina e così diventa una bellissima decorazione. Non ho capito niente, forse è meglio che facciamo vedere come si fa. Sì, adesso lo facciamo, però devi stare super attento, questo laboratorio Giada, è davvero difficile. Sono sempre super attento e non faccio mai disastri. No, più che altro sai perché? Perché abbiamo la colla a caldo. Attento, okay. Che ti bruci. Okay. Infatti, se lo dovete fare aiutare dei vostri genitori. Con mamma e papà, sì, perché effettivamente vi potete scottare, quindi sì. Occhio, attenzione. Ma... Allora, prima cosa bisogna prendere... Dei nastrini, sì, si possono prendere quanti se ne vogliono. Che io non ho. Ecco, allora. Allora, sceglielo. Io ho scelto il giallo e il verde. Allora, gormiti. E poi cosa scegli? Gormiti. Ok, voglio grigio. Voglio stare sul giallo e argento. E argento. Cioè, grigio e giallo. Ok, allora. Non troppo, ma non ti serve tantissimo. È un pezzettino, allora, guarda. Aspetta. Così, guarda, più o meno. Deve venirti un bel fiocchettino. Ok, va bene. È giallo? Ne hai già preso tantissimo. No, guarda. Va bene, va benissimo. Lo faccio più grande. Ma ti viene enorme poi. Cioè, si vede più il fiocco che il gormita. Voglio fare un fiocco gigantesco. Tu intanto vai avanti. Ce la fai? Sì, ce la faccio. Ma poi ti perdi il filo. Giada, guardo e ascolto. Sì, voglio proprio vedere. Ok, allora prendiamo i nostri fiocchetti, facciamo un bel nodo. Aia! Scusa. Cosa stai facendo? Non l'ho fatto apposta, Giada, giuro. Hai fatto cadere tutto. No, non è vero. Che fai così? Si srotola. Allora, Giada, gli amici a casa poi non capiscono. Facciamo un nodino al centro. Ti conviene raccoglierlo però poi dopo, eh? Non così, che si srotola tutto. Ah, facciamo così, lascialo lì. Poi lo prendiamo. Ok. Allora, un bel nodino, un nodino al centro, poi facciamo... un fiocchetto. Ah. Ne hai preso troppo. Vabbè, ma fa niente, viene sempre un fiocco, no? Sì, ma viene gigantesco. Facciamo un bel fiocchetto. Dopo scegliamo la nostra gormita. Ci sei? Mm-hmm. Sei rimasto indietro, vedi? Lo sto facendo, Giada, ci vuole il tempo che ci vuole. Io ci ho impiegato un attimo. Allora, io tanto vado avanti. Okay. Scegliamo il nostro gormita. Poi. Le
Come sei messo? Bene. Mi sta male. Ok. Prendiamo le nostre mollettine. Sì. Il fiocchetto, la mollettina e incolliamo. Piano, non rovesciarle. No, fiocco. No, aspetta. Ecco, così sei arrivato al mio punto. Allora, fiocchetto, mollettina. Nella mollettina mettiamo la colla. Nella molletta? Sì. Ok. C'è anche i brillantini in questa colla. Incolliamo il nostro fiocchetto. Premiamo un pochino così si incolla bene. Ok. Poi ripassami la colla. Un attimo che mi serve, non vedi? Dai. Non è che puoi fare sempre tutto tu. Cosa stai facendo? Perché mi attacchi così? Giada, sto facendo quello che stai dicendo, seguo le tue istruzioni. Ok, vediamo alla fine del lavoro come sarà. Posso? Sì. Ok, dopo aver attaccato il nostro fiocchetto e la molletta, mettiamo la colla sul nostro gormita, sulla schiena. Ok. Giada, certo che potevi portare due pistole. Attacchiamo. Sembra che ti lamenti, dai. Adesso attacchiamo l'altro lato della mollettina. Teniamo premuto. Sulla schiena? Sì, sulla schiena. Nel punto più comodo. Ed ecco qui il lavoretto. Non è bellissimo? C'è questo bellissimo fiocchetto. Adesso vi faccio vedere anche il mio. Che si sceglie il colore che si vuole in base al gormita. Sì. La mollettina e così si attacca ai rami dell'albero. Perfetto, adesso vi faccio vedere anche il mio. Ed ecco qui il lavoretto. Tadà! Pioni, che c'è? Ma cos'è? L'hai legato tutto, poverino! No, non è legato! È che così rimane appeso. Sì, Ma si attacca così. No, non è tanto carino. Dai, fammi vedere il tuo. Guarda che carino il mio. Eh sì, è vero, è molto carino. Facciamo che durante le vacanze Giada mi alleno un po'. Forse è meglio. Io so, tra l'altro, e anche tu sai, che ci sono arrivati dei regalini molto molto speciali che hanno sì. a che fare con un laboratorio. Da una nostra super fan. Esatto, Matilde direttamente dalla Sicilia. Ci ha mandato proprio Vai. Questo. Ha fatto delle scatoline con i nostri nomi, le ha fatte tutte lei a mano. Con anche i nostri colori preferiti, perché a me l'azzurro piace davvero anche tantissimo. Anche a me il rosa e il verde. Apriamo la scatola personalizzata col nome Johnny. E col nome Giada. E dentro guardate cosa c'è, un bellissimo portachiavi. Esatto, è un piccolo riff. L'ha fatto tutta a mano lei praticamente. Esatto. Ci ha raccontato con... è proprio con questo. Con l'uncinetto, fantastico. Grazie mille. Quando ci sono arrivati è stato eravamo davvero... super emozionati, che poi c'era anche un bel disegno e una letterina. C'era anche il disegno, c'era una dedica. Matilde, non sappiamo come ringraziarti, grazie. Di cuore. Giada? Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Esatto, siamo arrivati alla fine della prima parte. Ci vediamo nella seconda. Sempre dedicata al Natale, quindi non dovete assolutamente mancare. Continuate a seguirci. Ciao. Aspetta. Saluta anche lui. Quindi. Ma piano piano le pubblicheremo tutte quante. Esatto. Johnny? Facciamo uno stoppino a questo punto?